Tribuna Italia, la testata giornalistica universitaria a cura degli studenti del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3, ha presentato nell'Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo Capitolino la sua nuova veste grafica. Nel corso dell'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3 e con il patrocinio della Regione Lazio, il gruppo di fondatori e redattori del quotidiano online ha presentato i punti cardine della nuova strategia editoriale ed organizzativa e del rinnovato sostegno del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Ateneo. Perché uno studente universitario oggi deve continuare a credere che il mestiere del giornalista è un mestiere per persone per bene? Oggi un giovane in generale non deve credere, deve essere messo in condizioni di capire. Questa è una prerogativa importante. Oggi è questa, secondo me, la vera linea che mette anche una maggiore consapevolezza un giovane di iscriversi ad un corso di laurea come quello in Scienze della Comunicazione e tentare di capire quale tra le tante professioni che sono impiegate nella comunicazione, appunto, possa esserci spazio per lui in quella più delicata, quella più antica, ma anche quella più affascinante dell'informazione e quindi del giornalismo. Qualche dritta a chi vuol diventare giornalista? Studiare, leggere tantissimo. Oggi scrive bene chi legge tanto, purtroppo siamo talmente distratti anche dalla fretta di scrivere che pensiamo meno, siamo meno allenati alla scrittura e anche sempre meno allenati al pensare, quindi ritengo che bisogna tornare alla lettura perché la lettura alimenta non soltanto il vocabolario ma alimenta anche la possibilità di organizzare in maniera più ampia sia la visione ma anche poi la scrittura e la redazione, che può essere di un articolo come pure anche di un contributo di contenuti vario. Grazie. Incontrare degli studenti che hanno un sogno nel cassetto, fare i giornalisti, cosa si dice a chi questo cassetto lo vuole aprire? Che devono tener duro, che devono appassionarsi sempre di più. Fa sempre piacere vedere questi ragazzi che decidono di mettere online il loro giornale, di voler fare i giornalisti, di voler scrivere, di voler scoprire storie che vale la pena raccontare con le loro passioni, con la loro voglia di esserci. Quindi benvengano questi ragazzi, benvengano questi futuri giornalisti che hanno voglia di scoprire, che hanno voglia di raccontare fatti che possono, come dire, rendere la nostra vita migliore. Dove tende il giornalismo in Italia e anche oltre confine? Il giornalismo ormai si sta spostando sempre di più sull'online, sul tempo reale, quindi noi siamo invasi da notizie, sta diventando un fiume indistinto, un rumore di fondo di fatti che accadono qui vicino a noi o dall'altra parte del mondo nello stesso momento. Questo a scapito della qualità a volte, cioè molte volte noi troviamo delle notizie che si rivelano di lì a poco non vere, che producono dei danni perché erano magari qualche scherzo messo in giro da qualche buon tempone. Quindi ecco la sfida per i giornalisti del futuro e per questo mestiere, che non sarà più magari solo sulla carta, sarà su 100 altri strumenti, ma che non dovrà mai abbandonare quello che è diciamo il cuore del giornalismo, cioè raccontare i fatti, raccontare e avvicinarsi sempre più alla verità dei fatti. Grazie. Tribuna Italia, perché? Tribuna Italia perché raccoglie l'esigenza di tantissimi studenti, in particolare delle discipline che riguardano la comunicazione, che avevano bisogno di sfogare le loro capacità e conoscenze teoriche in qualcosa che fosse pratico. Quindi abbiamo raccolto una redazione enorme, all'inizio anche ingestibile, che poi è andata oltre le nostre possibilità, raggiungendo quasi 100 collaboratori, poi naturalmente abbiamo trovato un assetto più fisiologico e siamo riusciti finalmente ad arrivare al punto a cui siamo oggi, anche con l'apporto dell'agenzia di stampa Dire, che per noi è stato un volano importante. Quindi Tribuna Italia perché ce lo sentivamo e ce lo chiedevano i giovani, come sono io per primo.
Avete fatto dei passi, dove volete arrivare? Dove vogliamo arrivare? Siamo talmente propensi ad andare oltre che non ci stiamo ponendo obiettivi, anche se preferiamo, più che dire arriveremo qui, programmare passo dopo passo e prefiggerci dei limiti che non siano poi troppo definibili, perché preferiamo andare avanti passo dopo passo come abbiamo già fatto fino ad oggi. Quindi il nostro obiettivo è più quello di riuscire a raccogliere un risultato dopo l'altro. Buon cammino. Grazie.